Benvenuti su Alchimista TV nella settima puntata di Viaggiatore Spazio-Temporale. Stasera parleremo di musica e di un grande protagonista della musica, un cantautore, Rino Gaetano, e dei misteri della sua morte. Lo faremo con Bruno Mautone, avvocato, autore e ricercatore di politica, storia e musica, nonché collaboratore di giornali, radio e TV locali, opinionista TV e conduttore di programmi radiofonici su Radio Cilento. L'abbiamo invitato questa sera perché è un autore che ha scritto diversi libri, tra cui il libro che presentiamo stasera, che è Rino Gaetano, Segreti e Misteri della sua morte, ultimo di una serie di tre libri dedicati a Rino Gaetano. Diamo il benvenuto a Bruno Mautone. Benvenuto, Bruno. Grazie, io ringrazio Pier della libreria L'Alchimista e naturalmente ringrazio le amiche e gli amici che hanno la benevolenza di seguirci, insomma, qui online. Bene, facciamo vedere le copertine di questi tre libri. Il primo di questi libri è Rino Gaetano, La tragica scomparsa di un eroe. Poi il successivo è Magari io Sì. commento, Pier, nel Sì, dimmi. primo Ho messo sul primo, il primo libro. sì, tragica scomparsa di un eroe. Questo è il primo, qua esamino tutte le canzoni di Rino Gaetano, i testi, e già comincio ad evidenziare una serie di mirabili ricostruzioni che l'artista dedica a fatti avvenimenti tanto contemporanei. Poi c'è il secondo. Qua invece Pier, sì, nel secondo delineo delle ipotesi anche con dei riscontri concreti, documentali, e praticamente comincio a sottolineare che attorno a Rino Gaetano vi sono personaggi organici del mondo dei servizi segreti, un fatto documentale ed oggettivo. E infine il libro che presentiamo stasera, Rino Gaetano, Segreti e misteri della sua morte, L'ombra dei servizi segreti dietro la morte di Sì, infatti Pasolini, Pecorelli e Gaetano. la cosa molto interessante di questa mia pubblicazione è proprio il sottolineare con tanto di riferimenti documentali dei legami fra Rino Gaetano, fra Mino Pecorelli e tra Pierpaolo Pasolini, aspetti decisamente interessanti che vengono sviscerati in questo saggio. Bene, allora ho presentato i tre libri e ti lascerei raccontarci un po' di cosa parlano questi tre libri, in particolare poi anche le conclusioni che hai riportato nell'ultimo. Allora, i libri rappresentano una sorta di evoluzione, Pier. Come accennavo prima, nel testo iniziale, nel saggio iniziale, si esaminano tutti i temi e tutti i testi di tutte le canzoni incise dall'artista crotonese. E quindi è un modo di evidenziare che parole chiave o concetti che sembravano senza senso in realtà acquistano un significato incredibile, rapportandosi a fatti di politica, di cronaca, a lui contemporanei. Nel secondo libro, invece, si porta alla luce delle amicizie di Rino Gaetano, in particolare un carissimo amico, l'amico più caro di Rino Gaetano, Enrico Carnevali, ed evidenzio che questo amico carissimo di Rino Gaetano ha accumulato 3 mesi con l'artista per una morte in giovane età derivata da sinistro stradale, lavora all'ambasciata americana. E i fatti inquietanti di politica e di cronaca politica che Rino Gaetano evidenzia nei suoi testi vedono proprio presente in maniera incredibilmente, come dire, grande, proprio lo zampino dell'ambasciata americana e degli Stati Uniti, potenza colonizzatrice della nostra Italia,
dal 1943, insomma 45 in poi, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quindi il Trade Union di tante tematiche sviscerate da Rino Gaetano è rappresentato così da una raffigurazione di un'Italia a sovranità limitata, di politici italiani condizionati dal potere a stelle e strisce e di fatti anche criminali che purtroppo venivano compiuti in nome della Realpolitik per mantenere l'Italia nell'orbita occidentale. Ci vuoi raccontare qual è che sono le teorie sull'incidente che ha avuto sulla sua morte? Io non è che ho la pretesa o la presunzione di soffermarmi su quelle che sono le verità ufficiali o verità reali. Mi baso su dati di fatto. Innanzitutto vi fu una falsa rappresentazione dell'incidente, quindi già pochissimi minuti dopo l'evento tragico del 2 giugno 1981 comincia un'opera di oscuramento della verità. I giornali dell'epoca parlano di scontro frontale, in realtà Rino Gaetano non muore con uno scontro frontale. I giornali dicono e riferiscono che venne curato, e anche la sorella ha riferito che Rino Gaetano venne curato in maniera adeguata, e invece da un punto di vista proprio documentale e circostanziato dimostro che non fu assolutamente così. Inoltre, i giornali dissero che vi era stata, nella circostanza, vi era stata un'opera di soccorso portata dal camionista che si scontrò con Rino Gaetano. Anche questa è una menzogna, perché io ho parlato qualche anno fa con Antonio Torres, il conducente del camion OM che si scontrò con la Volvo di Rino Gaetano, e ha smentito queste ricostruzioni che i giornali hanno dato. Lui svenne immediatamente dopo, non è neppure vero, quantomeno lui questo mi ha riferito, che ricorda un Rino Gaetano con gli occhi chiusi che si aprono pochi secondi prima dell'impatto. E tra le altre cose, Antonio Torres mi ha riferito una circostanza molto interessante, e cioè che lui svenne immediatamente dopo l'impatto e che non venne assolutamente soccorso. Intervenne una misteriosa ed oscura ambulanza dei Vigili del Fuoco, un'ambulanza che peraltro non si sa da quale caserma proviene. E attenzione, Mino Pecorelli, altro testimone ai limiti dell'incoscienza, testimone dell'epoca e di quella Italia nella quale imperversava il terrorismo e anche però dei fatti inquietanti che vedevano presente lo Stato italiano, come dicevo prima, per ragioni di realpolitik, Mino Pecorelli dice che personaggi ritenuti scomodi venivano uccisi con falsi incidenti stradali. Falsi nel senso che gli incidenti stradali in realtà concretamente posti in essere, ma falsi perché erano procurati con la tecnica del radiocomando. Quando questo avveniva, presupponeva in loco, immediatamente dopo l'incidente, la presenza di tecnici. E guardate un po', quando muore Rino Gaetano non intervengono medici, non intervengono sanitari, non intervengono infermieri, ma intervengono dei misteriosissimi tecnici, non si sa da quale caserma proveniente e non si sa da chi chiamati. Peraltro, oltre a questa singolare presenza di vigili del fuoco ignoti e di provenienza ignota, l'ambulanza che in teoria doveva soccorrere Rino Gaetano fa una scelta fatale, letale per l'artista, che riporta a seguito dello scontro un grave trauma cranico, e questi sconosciuti componenti lo trasportano in un ospedale privo del reparto di traumatologia. Altra inesattezza sull'avvenimento è costituito da notizie circa una cura che sarebbe stata somministrata o almeno tentata in maniera subitanea al grande e compianto Rino Gaetano. In realtà,
una risposta del governo che viene investita con interrogazione parlamentare, viene investito con interrogazione parlamentare il governo per rispondere delle tante anomalie, ci mostra che Rino Gaetano in pratica non venne assolutamente curato. Il paradosso è che Rino Gaetano non venne curato nella risposta ufficiale del governo, investito di un'interrogazione, ribadisco, sulla morte dell'artista, perché era in gravi condizioni. Quindi quasi che se uno è in gravi condizioni non debba essere curato e debba essere lasciato agonizzante e così abbandonato al proprio destino. Il governo oltretutto smentisce con un documento ufficiale quando recentemente ha detto inopinatamente Anna Gaetano. La sorella di Rino Gaetano dice una falsità, dice una cosa non vera, poiché ha negato che il fratello non venne curato da sei ospedali. In realtà, la risposta ufficiale del governo Spadolini, 1983, risponde 1982, risponde con ritardo, dimostra che furono allertati sei ospedali per curare Rino Gaetano e nessuno di questi rispose o predispose degli interventi concreti per cercare di salvarlo. Quindi mi dispiace dirlo, ma sull'incidente stradale di Rino Gaetano ci sono state menzogne dei giornali che parlano di scontro frontale, non fu uno scontro frontale, vi sono state delle ricostruzioni fasulle della sorella che nega che più ospedali non curarono il fratello, quando invece furono addirittura sei ospedali che, pur allertati, non curarono il fratello. Ho scoperto, parlavo di interrogazione parlamentare, che addirittura sul sinistro stradale, sulle modalità dei soccorsi, venne presentata un'interrogazione parlamentare. Tante erano le incongruenze, le contraddizioni e le anomalie che si ebbero sulla via Nomentana la notte del 2 giugno 1981. Due senatori rivolgono una richiesta scritta e urgente al governo dell'epoca, guidato da Arnaldo Forlani, che non risponde, e risponderà poi il governo successivo, guidato da Spadolini. Sì, c'è anche una canzone che parla, che è una specie di profezia che diciamo anticipava la morte di Rino Gaetano, una canzone di Rino, la ballata di Renzo. Ci vuoi parlare di Sì. questa specie di profezia? Io amo parlare di dati concreti, ben inteso, però è indubbiamente intrigante una circostanza che è quella da te appena riferita. Rino Gaetano, la notte del 2 giugno 1981, non viene curato da taluni ospedali. I primi ospedali che non curano Rino in maniera documentale furono il Policlinico, il San Giovanni e il San Camillo, tre nosocomi, come è noto, della città eterna. Ebbene, 11 anni prima di morire, Rino Gaetano scrive un brano e lo così canta al Folk Studio, la ballata di Renzo, ed è incredibile sottolineare che il protagonista di quella canzone, Ren, fa un incidente stradale di notte a Roma e non viene curato da taluni ospedali, quali il Policlinico, il San Giovanni e il San Camillo. Non viene curato, muore all'alba e non trova un posto al cimitero. Cioè, il protagonista di fantasia di una canzone scritta nel 1970 da Rino Gaetano muore in maniera identica a Rino Gaetano, o Rectius, se vogliamo, ancora più correttamente, Rino Gaetano muore in maniera identica al protagonista di una canzone di Gaetano scritta 11 anni prima della morte. Ma ci sono state delle inchieste sulla morte di Rino? Se ci sono state, come, a che punto Tutto sono? distrutto, tutto distrutto. Vi furono delle documentazioni sui rilievi effettuati dalla Polizia Stradale di Sette Bagni, tutto distrutto. Tutto è stato bruciato, è stato distrutto. Vi fu una inchiesta della magistratura, ma fu un'inchiesta molto superficiale, non ha portato a nessuno sviluppo. E io nel mio libro chiedo la riapertura delle indagini sulla morte di Rino Gaetano, e non solo però dell'artista, ma anche di un suo carissimo amico che lavorava all'ambasciata americana, Enrico Carnevali, perché bisogna sottolineare che gli scandali, le porcherie che Rino Gaetano sottolinea in maniera geniale nei suoi brani,
vedono la presenza lo zampino degli Stati Uniti. E guardate un po', l'amico più caro di Rino Gaetano, che lavora presso l'ambasciata americana di Roma, muore al pari di Rino Gaetano prematuramente per i postumi da sinistro stradale. E io anche su questa morte ho chiesto alla Procura di Roma di riaprire le indagini. Ma infatti nel tuo libro parli dell'ambiente musicale dove operava Rino e di infiltrazioni da parte dei servizi segreti. I nomi, perché a me fanno anche ridere, devo dire, talune contestazioni che purtroppo fanno persone che ignorano, insomma, le vicende reali di Rino Gaetano. Posso capire la sorella che non frequentava il fratello e quindi non conosce, o addirittura potrei ipotizzare che ha un timore di affrontare certi argomenti. Attorno a Rino Gaetano organicamente ruotano persone che fanno parte dei servizi segreti. Io ho scritto i miei cognomi nei miei libri, specie nel terzo, e magari mi avessero querelato. È la verità, e quindi nessuno lo può negare. Fatto molto particolare è che l'amica più cara di Rino Gaetano, Elisabetta Ponti, è la figlia del medico personale di Licio Gelli, capo della P2, della massoneria potente d'Italia. Rino Gaetano nei suoi brani fustiga il potere e quindi anche la massoneria, quella deviata, comunque deviante o quella influente, che in maniera tanto negativa ha contraddistinto la storia recente italiana e per la verità non solo la storia recente italiana. E guardate un po', l'amica più cara di Rino Gaetano è la figlia del medico personale di Licio Gelli, Elisabetta Ponti. Ma la cosa interessante che porto alla luce nel mio libro è che il fidanzato dell'amica più cara di Rino Gaetano, quindi una persona che anche in maniera magari meno intensa ha incontrato, ha frequentato o comunque conosceva Rino Gaetano, il fidanzato, comunque l'amico caro, l'amico del cuore di Elisabetta Ponti, era un cantante e un editore di giornali, Robert Cunningham Jr. Flash Sound, per esempio, era una rivista di musica che lui editava e ha partecipato pure alla fondazione, perlomeno nominalmente, di Nuovo Sound, no? C'è questa attinenza. Ebbene, questo cantante, questo editore, questo giornalista americano, amico del cuore della Isabella Ponti, quindi la prestretta di Rino Gaetano, in realtà non è né un cantante né un editore, è una spia americana dell'ambasciata americana. Questo però si rivelerà essere spia dell'ambasciata americana addirittura nel 78, quindi molti anni dopo il suo intrufolamento, diciamo così, nell'ambiente discografico italiano. Questo per dimostrare come l'ambiente artistico in genere e l'ambiente discografico in particolare era pieno di personaggi che gravitavano nel mondo dei servizi segreti. Attenzione, non vi è solo Robert Cunningham Jr., non vi è solo Enrico Carnevali, che era coraggiosissimo ed era una delle fonti privilegiate di Rino Gaetano per raccontare fatti vergognosi della sua storia, ma vi sono pure altri personaggi che nomino nel libro e che dimostrano come attorno a lui addirittura una mezza dozzina almeno di persone facevano parte dell'intelligence e gravitavano attorno appunto al grande cantautore di Crotone. Ma tu hai un'idea di quale può essere il movente per la fine di Rino Gaetano? Forse per i testi aveva calpestato i piedi a qualcuno? Beh, certo, come prima accennavo, Mino Pecorelli scrive su OP, la sua rivista, il suo periodico Ordine Pubblico, che personaggi italiani o comunque in Italia che vengono ritenuti scomodi dal potere vengono eliminati con falsi incidenti stradali e con la tecnica del radiocomando. Mi ricollego al discorso della comparsa di tecnici misteriosi nella sera del 2 giugno dei Vigili del Fuoco. Perché dovevano intervenire questi tecnici? Perché dovevano asportare congegni che permettevano con la tecnica del radiocomando di causare incidenti stradali. I momenti sono chiari: Rino Gaetano svela fatti vergognosi, porcherie autentiche, crimini della politica italiana,
Certo, gli Stati Uniti da un punto di vista di potenza, legittimamente per mantenere l'Italia nella loro orbita, l'Italia era una nazione importantissima da un punto di vista geopolitico, era l'estremo baluardo verso le terre dell'est, no? Appena da Trieste vi era la Jugoslavia, era una portaerei formidabile naturale nel Mediterraneo, quindi si proiettava verso i ricchissimi giacimenti petroliferi del Medio Oriente e quindi per nessuna ragione al mondo gli americani avrebbero mollato l'Italia come paese alleato, diciamo come colonia. E quindi Rino Gaetano dice cose incredibili. Nella Berta Filava parla dei ministri e dello scandalo Lockheed, parla di un nome in codice, il santo vestito d'amianto. Nel Spendi di Effendi parla di chi ha costruito grazie ad un aereo un palazzo che rappresenta il potere e che addirittura per un litro di benzina dovrebbe cedere Stina, ed è una formidabile critica feroce, combattiva e coraggiosa contro Eugenio Cefis. Parla del treno Taranto-Ancona, il mio fratello è figlio unico, il treno Taranto-Ancona era il treno dei servizi segreti ingaggiati da Licio Gelli, che organizzava false attentate ai treni per confondere le indagini sui veri attentati ai treni che avevano insanguinato l'Italia. Parla di Wilma Montesi, auto blu, sangue blu, e parlando di auto blu e sangue blu, sottolinea come la morte della ragazza sulla spiaggia di Capocotta aveva avuto un ruolo, l'auto blu, il ministro, il figlio di Piccioni, ministro degli esteri e vicepresidente del Consiglio, sangue blu, il marchese Ugo Montagna, che poi furono i due imputati per la morte di questa ragazza trovata sulla spiaggia di Capocotta. Lui parla il 48, il 68, l'EP38 sulla spiaggia di Capocotta e quindi fa ancora altri formidabili e pericolosissimi riferimenti al potere, sia del contemporaneo, sia degli anni 50, perché la vicenda di Wilma Pondese è degli anni 50. Insomma, un Rino Gaetano che in ogni LP inserisce dei brani incredibili che fussero in maniera letterale e letteraria i potenti dell'epoca e dimostrano che il ruolo succube e servile l'Italia aveva avuto nei confronti della potenza a stelle e strisce. Prima tu hai citato Mino Pecorelli, famoso giornalista coraggioso, che purtroppo è morto anche lui. Sì. Rino Gaetano ha avuto dei Mino Pecorelli rapporti venne diretti. assassinato. Sì. Allora, vedi, è una domanda molto interessante la tua, Pier, perché questa mia ipotesi, riconducibile ad un concetto, Mino Pecorelli con i suoi articoli su OP e Rino Gaetano con i suoi testi svergognano il potere. Con dei componimenti musicali di Rino Gaetano e con dei testi, con degli articoli Mino Pecorelli, e quindi ipotizzavo perché era veramente una coincidenza di temi, una coincidenza di tempi, una coincidenza pure di modalità, il coraggio che li accomunava. Mi hanno preso per folle quando io accomunavo Mino Pecorelli a Rino Gaetano, ebbene, in maniera documentale ho trovato una clamorosa circostanza, ho portato alla luce nel mio terzo libro. Mino Pecorelli, che pubblicava, come diceva OP, Ordine Pubblico, Osservatore Politico, lui amava pure l'ambiguità, diciamo Osservatore Politico, riceveva dei finanziamenti occulti, nascosti, e sapete chi era il finanziatore di Mino Pecorelli? Il manager e caro amico di Rino Gaetano, cioè un ufficiale da me scoperto della Procura di Roma di circa 25 anni fa. Sentenza ordinanza del giudice Lupacchini che fa indagini sulla banda della Magliana, tramite intercettazioni e telefonate intercettate e, come dite, trascritte, che il caro amico di Rino Gaetano, nonché manager di Rino Gaetano, addirittura era il finanziatore di Mino Pecorelli e di OP. Quindi una trade union formidabile, e non escludo che questo amico abbia anche messo in rapporto, o comunque era una sorta di trade union, appunto, tra Mino Pecorelli e Rinano. Mino Pecorelli è stato assassinato
il 20 marzo del 1979 a Roma da killers tuttora rimasti ignoti. Visto che stiamo parlando di Rino Gaetano, nonostante la censura che può avere YouTube col copyright, magari facciamo sentire un pezzo. Poi vorrei chiederti se ci potrà, se dopo il pezzo, se ci puoi fare degli esempi dei messaggi che metteva Rino nelle sue canzoni. Adesso metto su Rino e ascoltiamo una canzone. Allora, dicono che non si sente, non si sentiva. Non so se tu sentivi, Bruno, l'audio La della verità, musica. no, chiaramente ho riconosciuto il brano, ho riconosciuto il video. Il brano, al di là poi delle parole che sono state ascoltate o meno, è un brano incredibile. Tra l'altro nel video si vede un cane, si chiamava Carolina, e di chi è quel cane? È di Elisabetta Ponti, la medico personale del gran capo della P2. Questo per dimostrare quale stretta amicizia vi era tra questa ragazza e Rino Gaetano. Ma la cosa interessante è che nell'aperta filava Rino Gaetano dice delle cose pazzesche, delle condanne a morte di Rino Gaetano, perché parla di Mario e di Gino, che sono poi Mario Tanassi e Gino Gui rinviati a giudizio per lo scandalo Lockheed, però Rino Gaetano dice che non sono i veri colpevoli, perché dice non sono i padri del bambino, il bambino è lo scandalo Lockheed in maniera immaginifica. Quindi svela una verità che anche storicamente poi è stata accettata, perché erano politici importanti, ma non così di primo piano, al punto da condurre trattative con la Lockheed per la storia delle tangenti. I colpevoli dello scandalo Lockheed, Rino Gaetano li inserisce in un altro brano, che praticamente lui dice in questo altro brano, che magari non voglio svelare, va Pier, manteniamo un po' di suspense, in questo brano che venne però venne censurato perché facevi i nomi, quali nomi fa? Julian Andreotten, Fon Fan Fan Fan, questo letteralmente, no? Quindi Julian Andreotti Fanfani, Aldo Moore, Aldo Moro, e praticamente si sofferma. Beh, la canzone è standard, diciamo, non vogliamo essere poi così criptici. La canzone intitolata Standard, lui fa dei nomi, ne fa altri, Columbus, Marianne Rumort, insomma fa i nomi di personaggi potentissimi, molto più di Mario e Gino, che non sono nati del bambino, e fa capire, focalizza l'attenzione in Standard su tre nomi, su Moro, su Andreotti e su Fanfani. Questo lo spiego nel mio libro.
viene censurata la canzone standard, a lui l'anno dopo, che è un genio, perché viene da un genio, fa un'altra canzone, Nel letto di Lucia. Nel letto non fa nomi politici, a differenza di standard, però li indica, e indica di nuovo i tre nomi, Aldo Moore, perché parla insomma di gelosia nel letto di Lucia, faceva rima, no? Ogni riferimento così, chiamiamolo criptico e anche molto intelligente, il Moro di Venezia, no? È uno dei simboli della gelosia, quindi riferimento a Moro. Poi dice, cambi via e dipingi nel letto di Lucia, il pittore chi era? Vittore Fanfani, che era un apprezzatissimo pittore, e cambia via perché lui prima era fascista e corporativista e poi diventa liberale, no? E democristiano, e poi parla di uno che cambia assegni e falsifica assegni e cambia grafia, e riferimento è a Giulio Andreotti per gli assegni Siri Talcas, lo scandalo politico che poi vari anni dopo portò Andreotti alla sbarra e addirittura venne condannato all'ergastolo per essere il mandante di Mino Pecorelli, quello di Giulio Andreotti. Poi venne assolto in Cassazione con un'epoca dubitativa. Quindi insomma Rino Gaetano dice delle cose pazzesche, incredibili, che mi portano a sorridere a tante persone che lo considerano o lo consideravano un cantautore, tra virgolette, scanzonato, allegro. Rino Gaetano era pericolosissimo per il potere, perché in maniera coraggiosa instilla nelle sue narrazioni musicali notizie segrete e fatti incredibili. Le fonti, come ho detto prima, vi era l'imbarazzo della scelta, ma la fonte principale di queste porcherie in USA, e che vedevano l'Italia una colonia, no, lo scandalo Lockheed, una casa aeronautica americana, era l'amico che lavorava all'ambasciata americana, e guardate un po', anche lui muore prematuramente per i postumi da sinistro stradale. Quindi eliminano anche la fonte principale di informazione di Rino Gaetano. C'è un commento di Archie C. L'ultima alienazione di una storia vissuta standard può offrire interessanti prospettive e portare equilibrate, non traumatiche, decisioni. Standard, non di meno, fece l'antico porporato. Poi Eh sì, ha prosegue ragione. Sì, in groppa alla giraffa. ha ragione il nostro. Sì, ha ragione, bravo, bravo. Sì. Allora, i riferimenti a standard sono chiari. La giraffa è un riferimento al Palio di Siena, no? Con in groppa un porporato, non è il vescovo. Il fantino della giraffa ha come i colori il bianco, ma soprattutto il rosso, quindi il porpora. Quindi riferimento al Palio di Siena, e chi era di quei politici che veniva eletto a Siena? Era Fanfani, perché è vero che lui era di Arezzo, però venne eletto le prime volte come politico nel collegio dei deputati di Siena, poi divenne senatore a vita. Quindi riferimento a Fanfani, quindi la giraffa con il groppo incorporato è un riferimento a Siena e al Palio di Siena. Poi vi è riferimento, come dicevate prima, non vi saranno traumatiche decisioni su che cosa? Sull'alienazione. Ma alienazione di che? Sulla compravendita degli aerei della Lockheed, no? Alienazione intesa di compravendita, e lui dice in parole povere che quei nomi, Fanfani, Andreotti, Moro, Rumor, eccetera, eccetera, non vi saranno decisioni traumatiche, cioè non verranno condannati, rimarranno intonsi a livello giudiziario, perché Mario e Gino, i due capri espiatori che lui indica nella Berta Filava, saranno i politici rinviati a giudizio per lo scandalo Lockheed, cioè sull'alienazione avvenuta. Per Mario e Gino vi saranno delle decisioni traumatiche, cioè il rinvio a giudizio per lo scandalo Lockheed. Poi che succede? Per ragioni di realpolitik la democrazia ne esce completamente pulita, perché Gui viene assolto e viene condannato solo un politico in fondo importante ma di secondo o terzo rango, espressione di un partito piccolo, il PSTI, il Partito Socialdemocratico, e quindi alla fine la C, anche se un pochino ammaccata, ne esce, come dire, intonsa,
e si scongiura un pericolo che gli americani ravvisavano, e cioè che se veniva condannato qualche ministro esponente democristiano, il famoso sorpasso del PC avveniva. Questo gli americani non lo potevano permettere, perché l'Italia geopoliticamente, come dicevo, era troppo importante, e quindi Nino Gaetano, in maniera coraggiosa, mirabile, intelligente, con varie canzoni, ti illustra tutta la vicenda della Lockheed, delle tangenti, dei capri espiatori, dei colpevoli che non ci saranno decisioni traumatiche, e quindi vedete, pericoloso, pericolosissimo nel descrivere questi fatti. Senti, mi richiedono di rimettere la canzone, probabilmente è stata colpa mia che non ho condiviso l'audio. La rimetto e vediamo di condividere l'audio Mi stavolta. senti? Sì. Ok. Tra le altre cose, nella Berta Filava del santo vestito d'amianto, e a questo punto magari per non svelare troppo, è una cosa incredibile, è una notizia incredibile. Il santo vestito d'amianto è un nome in codice che pochissimi conoscono, ma proprio pochissimi, tra cui Pierpaolo Pasolini, eppure lui incontra purtroppo una morte prematura e tragica per Pierpaolo Pasolini. E Rino Gaetano mostra di conoscere con il santo vestito d'amianto i contenuti di un libro che venne fatto letteralmente scomparire e che è un nome in codice di un personaggio potentissimo che faccio nel libro. Magari se uno avrà la bontà di prenderlo e di leggerlo, si renderà conto di quante cose incredibilmente coraggiose e pericolose Rino Gaetano inserisce nei suoi testi. C'è un commento di Marco Carli: la verità non si può nascondere per sempre, prima o poi viene fuori. Bene. Grande eretico Ha Rino. ragione, Artista eretico. Marco. Tra le altre cose, pure autorevoli autori, vogliono scrivere e devono scrivere libri su Pierpaolo Pasolini. Oramai, mi permetto di dire, grazie alle mie ricerche, si è capito che Rino Gaetano non era un autore scanzonato, come hanno voluto insomma delineare in maniera fasulla i suoi contemporanei, ma anche qualcuno di successivo. Rino Gaetano è un coraggiosissimo artista, grande, che in maniera mirabile inserisce nei suoi testi delle parole chiave che disvelavano i fatti più inquietanti e più sporchi, insomma, della storia a lui contemporanea. Infatti, ti volevo chiedere cosa ne pensavi di Pierpaolo Pasolini. Non so se hai già risposto Beh, o un vuoi. grande anche lui. Sì, un grandissimo. E a questo punto, come scrivo nel mio libro, si potrebbe anche ipotizzare qualche contatto, magari fugace, tra l'artista più maturo, scrittore, regista, poeta, che era Pasolini, e l'emergente cantautore, il giovanissimo cantautore, del resto Rino Gaetano, fece all'inizio, quando le tournée non erano lunghe, non erano frequenti, viveva a Roma, e Pasolini, libero dai suoi impegni, viveva a Roma. E può darsi pure che addirittura si siano conosciuti. Certo è che comunque vedo un'anima che li porta ad essere avvicinati e li porta a parlare contemporaneamente. Sia Rino Gaetano sia Pierpaolo Pasolini conoscono un misteriosissimo libro fatto comparire perché ha accusato utenti dell'epoca, specie uno. E chi sapeva queste cose andava incontro a pericoli perché poteva svelarli nelle opere come per Paolo Pasolini o nelle canzoni come Rino Gaetano. Cosa ne pensi invece di un altro grande artista che è scomparso, Luigi Tenco? Può essere associato a quella di Rino? Beh, guarda che a parte che Rino Gaetano in maniera molto ironica. Rino Gaetano era veramente incredibilmente geniale. Dice che Luigi Tenco morì di noia a Sanremo, ma è chiaramente una provocazione. Arrigo Molinari, il questore che condusse le indagini sulla morte di Luigi Tenco, fece delle rivelazioni ai giornali e
E disse, lui che aveva indagato e che aveva condotto le indagini sulla morte di Luigi Tenco a Sanremo, disse apertamente che sulla morte di Luigi Tenco, Arrigo Molinari, ribadisco, commissario e poi divenuto questore, erano state dette un sacco di menzogne e che non si era detta tutta la verità. Quindi tra le righe, lui che aveva condotto le indagini sulle censure, oppure i suoi rapporti vennero nascosti, i suoi rapporti di polizia. Ebbene, poco dopo aver fatto queste dichiarazioni a Repubblica, Arrigo Molinari trova la morte a seguito di una oscura rapina da parte di un balordo. Cioè, proprio alla vigilia di sue rivelazioni sulla morte di Luigi Tenco, e dopo che aveva preannunciato che le indagini e le verità, tra virgolette, al plurale, sulla morte di Luigi Tenco non si conoscevano, erano state sottaciute, quando dice di voler svelare qualcosa, ecco qua che la morte arriva, e quindi Arrigo Molinari ha portato questi segreti nella tomba. Luigi Tenco era un cantautore, anche lui, molto molto scomodo. È chiaro che Luigi Tenco operava in un'Italia ancora più bigotta e ancora più chiusa di quella degli anni 70. Lui, come è noto, muore nel 67. Però è anche vero che Rino Gaetano, a differenza di Tenco, è un continuo, cioè in ogni album, in ogni canzone, inserisce dei significati incredibili e svela fatti che dovevano rimanere segreti. Ah, ecco, pensavo che ti eri bloccato. Ma quanto ha influito nell'Italia di No. quel periodo? No, meno Non ho male. capito, Pierre. No, no, pensavo che ti eri bloccato. Invece no. No, 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 no. Volevo chiederti quanto ha influito in quella Italia la musica di Rino Gaetano. No, influito poco e hanno sottaciuto, no? Gianni Morandi, con un'imbecillità estrema, lo possiamo dire. Si parla di profumo dei ministri e dicono in trasmissione: no, 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 qua non parliamo di profumo dei ministri, dobbiamo parlare solo di musica. Vada Boncompagni, che con una perfetta idiozia che identificava la mediocrità nella conduzione delle trasmissioni in maniera spocchiosa, e dice: no, no, ma tu scrivi solo sciocchezze e fai le rime tra UFO e tartufo. Vada Maurizio Costanzo ad Acquario e Maurizio Costanzo dice che i nomi che Rino Gaetano fa nelle canzoni sono tratti dalle pagine gialle, che era l'elenco telefonico, no? Delle attività commerciali. Insomma, Rino Gaetano viene sminuito in una maniera vergognosa nell'epoca lui contemporanea, perché in realtà i detentori, i padroni del vapore, avevano capito che lui diceva delle cose incredibili, e quindi per sminuire i testi, per sminuire i messaggi, per sminuire le finalità che lui perseguiva, lo facevano passare per un autore bislacco, simpatico, ma scanzonato, autore di canzoni nonsense. Invece è vero esattamente il contrario. Lui utilizzava quel tipo di linguaggio in maniera criptica, ma intelligentissima, e coglieva il bersaglio. Tanto è vero che, per quanto mi riguarda, la morte di Rino Gaetano non è accidentale, è una morte procurata per metterlo a tacere. Ci sono dei commenti, Marco Carli dice: artista dalla mente poetica come pochi, che aveva decrittato il sistema 40 anni fa. Oggi il marcio è Sì. evidente, ma mi consolo che ora il potere ha le ore contate. Rino Gaetano è mortale. Poi continua: complimenti anche al coraggio dell'avvocato, i miei complimenti. Poi c'è Grazie, Chiara grazie Tambo. Marco. Allora, Esatto, sono Chianta. d'accordo. Chiara Tamborini dice il vero. Tra l'altro era uno sciacquino, un domestico di Fanfani, no? Lui era pure delle zone di Arezzo, Boncompagni, un mediocre che è stato osannato perché chiaramente dovevano osannare quelli che non davano fastidio all'establishment. Tra l'altro, Rino Gaetano dice a Disco Ring,
Dice che la canzone politica, il cantautorato politico è in decadenza, dice Bongo Magni, dice Rino Gaetano, forse perché la politica è in decadenza, e lui che non voleva essere sgradito all'establishment, dice Bongo Magni, ma questo è dura da dire, cioè dimostra di non essere, come dire, d'accordo con il coraggiosissimo Rino Gaetano. Invece anticipa quei processi di cloroformazione, comunque di morte politica e della moralità che poi anni dopo sfocerà in Tangentopoli. Rino Gaetano era avanti di anni, anni e anni. Del resto, come dicevo, anche il suo coraggioso amico Enrico Carnevali muore prematuramente, non a caso, perché Enrico Carnevali, che lavorava all'ambasciata americana, evidentemente era depositario di notizie tanto vergognose contro il malcostume della politica e contro il lecchinaggio della politica italiana, che sbotta e magari diventa anche a livello amicale una sorta di fonte di Rino Gaetano, e non gliela perdonano. Anche lui, il coraggioso amico di Rino Gaetano, muore prematuramente, in sostanza. Vuoi parlarci anche di un altro episodio, quello che vede coinvolto Antonello Venditti, un episodio molto particolare che coinvolge una medium. E chiudiamo qua magari con quest'aurea di mistero. Allora, Antonello Venditti dice nella sua biografia, quindi non è una deformazione di giornalisti, che quando c'era l'occasione si recavano a casa di un'amica di Antonello Venditti, che poi presentò a Rino Gaetano, che aveva dei poteri medianici, dei poteri paranormali. Ebbene, quando si recavano a casa di questa medium, di questa ragazza, che riusciva a descrivere, a dire di Antonello Venditti, gli ambienti di persone lontane rispetto a lei, compariva un ectoplasma quando c'era Rino Gaetano, quando c'era Antonello Venditti, quindi un'entità sovrannaturale, e in presenza di questa entità sovrannaturale Rino Gaetano scriveva. Io non credo a questa versione. Antonello Venditti ha voluto dire la verità in codice. Cioè, Rino Gaetano scriveva dei testi che gli venivano ispirati, gli venivano, come dire, non dico dettati, ma sicuramente ispirati appunto da qualcuno che stava molto in alto, che veniva dall'alto, ma non entità sovrannaturale, non una persona o un'anima che veniva dall'aldilà, ma qualcuno insomma molto ben inserito. È interessante sapere che il padre di Antonello Venditti è un'altra persona molto interessante, perché lavorava al Ministero degli Interni ed era collegato diciamo a quegli uffici di informazione dei detentori di notizie molto riservate. Quindi anche il papà di Antonello Venditti non era alieno rispetto agli ambienti del Ministero e fondamentalmente dell'intelligence. C'è una domanda di Chiara Tamborini, avvocato. La sua richiesta di apertura dell'indagine ha prodotto perlomeno una risposta? No, avrei gradito una risposta, però non è stata archiviata, quindi ufficialmente è ancora pendente la mia istruttura delle indagini sulla morte di Rino Gaetano e sulla morte di Enrico Carnevali, il coraggioso amico che al pari di lui, insomma, ha compiuto delle azioni che certo non gli davano sicurezza, anzi si mettevano a repentaglio la sua persona. Poi c'è Marco Carli che vorrebbe conoscerla personalmente, io so, è di Pompei, ho lasciato il suo numero di cellulare. Siamo vicini, sì, da Pompei ad Agropoli, cittadino di Salerno, un'oretta, giusto, Armando? Forse poco più, insomma, ci siamo vicini. Volentieri, volentieri, magari se sta su Facebook puoi pure contattare, volentieri, insomma, lo aspetto. O magari io andrò a Pompei. Va bene, ti ringrazio Bruno. Ricordo i libri di Bruno, il primo, Grazie La tragica a te, Pierre. Sì. scomparsa di un eroe, Chi ha ucciso Rino Gaetano, e il libro che abbiamo presentato stasera, Rino Gaetano, segreti e misteri della sua morte. Ringraziamo tutti quelli, ringrazio prima te Grazie. Bruno per questa disquisizione. Grazie, grazie a te e agli amici. Grazie. E
Ringrazio tutti gli amici in ascolto. Buona serata. Buona